È stata presentata venerdì 18 maggio presso la splendida Galleria d'Arte Spazio 40 a Trastevere la mostra fotografica dal titolo Obiettivo Palestina di Federico Palmieri. È stato complicato, ma devo dire che è nato tutto all'improvviso quando, avendo fatto tantissime foto e avendo condiviso con tante persone, anche palestinesi, emozioni, sensazioni, ho deciso di voler veicolare queste appunto mie sensazioni con gli amici in primo luogo e poi con tutte le persone, perché la fotografia comunque è una forma di narrazione, di racconto, e quindi ci sono delle realtà che difficilmente vengono raccontate, a volte vengono taciute, a volte vengono alterate, quindi ho voluto dare una rappresentazione di quella che era appunto la realtà, ecco. Obiettivo Palestina propone le immagini di un reportage nato da un viaggio dell'autore a Hebron, Nablus, Ramallah, Gerico, Betlemme e Gerusalemme, nonché in alcuni campi profughi palestinesi. Nel corso di due viaggi itineranti in Palestina, l'autore ha percepito e condiviso sensazioni, emozioni, stati d'animo. Ha scoperto una terra martoriata ma viva, vibrante, che promana intense energie e suggestioni ed un profondo senso di umanità. Ne è nato un libro fotografico, alcune foto sono in mostra, che ha vinto il prestigioso concorso internazionale, il terzo premio, International Photo Awards 2017, come miglior libro fotografico nella sezione People. Dunque, è stato un viaggio che mi ha lasciato una grande carica, diciamo, emotiva innanzitutto, perché tante realtà sentite alla radio, viste in televisione, erano per me comunque, le osservavo con distacco. Invece, trovandomi a parlare con i palestinesi, a essere, diciamo, lì presente, ascoltare le loro storie e soprattutto vedere le tracce del conflitto, perché appunto ci sono tutta una serie di visibili, come dire, rappresentazioni di quella che è una vera e propria sofferenza che caratterizza le città, i villaggi, città palestinesi che appunto sono in una situazione in cui si sente e si vede soprattutto anche i graffiti, ne sono una denuncia, quello che è l'effetto, diciamo, di una contrapposizione tra due comunità, appunto, i palestinesi e gli israeliani. Obiettivo Palestina ci parla anche di un mondo che va avanti nonostante tutto, di una vita che procede a dispetto dei fatti e delle divisioni, degli odi e della violenza, e allo stesso tempo il sorriso gioioso di due giovani che si baciano. Un viaggio insolito, dunque, quello di Federico Palmieri, prima di tutto lettore, poi sognatore, quindi viaggiatore e fotografo. Palmieri ha raccontato per immagini le sensazioni provate, le riflessioni fatte nel corso di un viaggio desiderato e sorprendente, per chi, come lui stesso confessa, di Palestina e palestinesi aveva sentito parlare solo nelle cronache e nei reportage, oltre che nei libri di storia. Cosa l'ha spinta ad andare proprio in quei luoghi? Ma una grande curiosità, perché io ho sempre amato la storia dei popoli, e soprattutto anche comunque, diciamo, realtà lontane dalla mia, dal mondo occidentale. Ho sempre avuto comunque una grande anche passione per il Medio Oriente, e la Palestina era semplicemente un titolo di un giornale oppure una notizia del telegiornale. Ho voluto andare all'interno, ecco, anche delle case, comunque delle strade e anche dei campi profughi, entrare un po' nel mondo della Palestina, e quello che ho trovato comunque mi ha dato un impulso forte, una grande voglia di condividere quello che ho visto con questo reportage fotografico. Palestina, una terra che patisce pesanti sofferenze ormai da tempi lontani, in cui un popolo, senza cittadinanza e orfano di uno Stato, tenta di affermare la propria identità. Originale il dialogo nel corso espositivo tra le coppie di foto dei soggetti ritratti e le contrapposte figure dei murales e graffiti
che animano muri di separazione, campi profughi, piazze e strade. Corrispondenze tra immagini che sembrano specchiarsi tra loro in un gioco di analogie, offrendo richiami evocativi che sottolineano sempre la particolare storia della Palestina e le complicate condizioni in cui vive il suo popolo. Luoghi veramente affascinanti che hanno catalizzato la mia attenzione, perché sia dal punto di vista del paesaggio che dal punto di vista dell'umanità, ecco, che ho trovato, sono rimasto stupefatto. Naturalmente ci sono stati momenti belli, gioiosi, e momenti invece estremamente, come dire, di malinconia, perché è variegato il panorama e quello che si vede. Terminata questa avventura, quale sarà la prossima? Questa è una domanda difficile. Sicuramente continuerò ad affrontare un po' le tematiche anche del Medio Oriente e anche del Maghreb. Mi piace molto, per cui nuovi reportage fotografici spero li possa fare quanto prima in queste direzioni. La mostra fotografica ha ricevuto il patrocinio dell'Ambasciata di Palestina in Italia e del Municipio Roma 1 Centro. Sarà visitabile presso la Galleria d'Arte Spazio 40 in via dell'Arco di San Callisto 40 fino al 27 maggio.